Sono davvero molte le ragioni per essere in questa piazza e per fare questo corteo, un corteo che vogliamo dire al segno di una città che rifiuta la presenza dei razzisti. Riteniamo inoltre vergognoso che la Lega scenda in piazza oggi, a poco più di una settimana dalla strage politica, l'ennesima, che è successa a Lampedusa. Ma sappiamo bene che non è da sola e che è frutto di un lungo percorso politico, tra cui in apripista non possiamo che individuare il presidente Napolitano, perché ci ricordiamo anche la prima legge che istituzionalizzò di fatto i CIE in Italia, porta il suo infame nome e adesso cerca di rifarsi una faccia, di fare quello che vorrebbe dare maggiori diritti, ma noi lo ritiriamo responsabili di queste morti, di tutte quelle che sono trascorsi in questi anni. Abbiamo oggi abbiamo manifestato, abbiamo cercato di prendere d'assedio la Lega Nord, nonostante la militarizzazione della Questura di Torino, che ha creato uno spettacolo indegno per la città, che è medaglia d'oro per la resistenza, che si basa sui valori quanti l'antifascismo, l'antirazzismo e il rispetto di tutte le culture diverse. Ma siamo anche a San Salvario, un quartiere abitato da molti studenti e da molti proletari e da molti precari che non riescono ad arrivare alla fine del mese, sono stati molti gli sfratti. E ricordiamo che la Lega Nord è uno di quei partiti che comunque ha fatto parte dei papponi che ci hanno governato negli ultimi anni. Sono stati gli affari di Berlusconi, sono stati quelli che da una parte dicevano di andare contro il governo tecnico, ma di fatto poi lo sostenevano. E comunque, in buona sostanza, se noi siamo in piazza oggi è perché vogliamo ribadire che a Torino loro non passeranno e che vogliamo avere accesso a un futuro diverso. E quindi adelante con qualcuno, sta a